La Regione Marche ha un costo attraverso le ATC all'anno dei danni all'agricoltura di 650.000 euro e quindi noi, per evitare il sovrannumero, ma soprattutto la cosa più importante, per evitare l'antropizzazione, gli incidenti stradali nei centri urbani, sulle strade, nei centri storici, la presenza del cinghiale è in tutti i modi da ridurre. E per ridurla abbiamo bisogno di un approccio non ideologico, non è un problema di voler favorire la caccia, ma è un fatto di sicurezza pubblica. Il protocollo prevede diverse attività, soprattutto in area urbana, che non era mai stata disciplinata come attività attraverso una cattura che non sia traumatica, che non sia ovviamente anche pericolosa per i cittadini, ma nelle città mancava una modalità di cattura. Tenete presente che tutte le disposizioni per il contenimento, per il controllo dell'animale, vengono fatte di solito in zone agro-silvo-pastorali. Gli ultimi fenomeni, che erano fino ad oggi non normati, riguardano invece i centri storici, riguardano le strade, riguardano rischi, specialmente in estate, lo dico sinceramente, sono molto preoccupato per quello che può succedere, un eventuale impatto tra uno scooter e un animale di questa portata sulle strade, lungo la costa, nel Conero, in tutte le nostre strade urbane, e quindi noi dobbiamo ridurre il sovrannumero, farlo in modo intelligente, serio, nella filiera istituzionale, tutti dalla stessa parte.